Siamo a Firenze, alla Fortezza d'Abasso, nel padiglione Cavaniglia, accanto ai giovani, bravissimi, penultimo e ultimo anno di medicina, di infermeria, di medicina generale. Sono loro, più di 500, in tre località della Toscana, protagonisti del tracciamento che ci ha portato a identificare tutti i percorsi dei contagiati in una misura che ormai è del 100%, esattamente il 98% stamani. Eravamo al 37% circa un mese fa. Loro sono fra coloro che hanno contribuito a allineare la Toscana a condizioni che oggi sono quelle di zona arancione, anzi io direi di zona gialla in realtà. Però naturalmente stamani ne ho parlato con il ministro Speranza, dobbiamo rispettare le procedure di legge per rientrare quantomeno nella zona arancione. Oggi la Toscana è zona rossa e lo deve essere per legge per 14 giorni. Proprio per come era stato concepito il DPCM, per risalire bisogna garantire continuità di condizioni migliori per 14 giorni. Noi siamo partiti il 15 novembre, finirà questo periodo dei 14 giorni il 29 di novembre, domenica prossima. A quel punto il ministro Speranza mi ha detto non possiamo anticipare, dobbiamo rispettare le norme. Quindi io farò un provvedimento che porta fino alla prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico il 3 di, del prossimo mese di dicembre, o esattamente giovedì prossimo. Venerdì 4, lui potrà firmare l'ordinanza che riporta la Toscana in zona arancione. Quindi dobbiamo avere la pazienza di aspettare questi pochi giorni. Dal venerdì 4 la Toscana potrà rientrare in una zona che consente di allentare quella che è la morsa e la chiusura degli spostamenti. Dobbiamo naturalmente avere questa pazienza perché io sono convinto che a quel punto, dopo i sacrifici che abbiamo fatto, dopo gli interventi come questo che vediamo, che abbiamo riuscito a mettere in campo, potremmo avere quella possibilità dal 4 al 25 che è Natale, di una ventina di giorni in cui nella prossimità delle vacanze di Natale si allargano le dimensioni. Anzi, io non escludo, sono convinto che dalla settimana successiva, se i dati continueranno a essere buoni, la Toscana potrà rientrare in zona gialla e festeggiare il Natale in quella dimensione. Per far questo comunque occorrono tanti interventi di adattamento. Io domattina ad esempio cercherò, visto che in zona rossa ci dobbiamo stare da qui a giovedì venerdì prossimo, di adattare alcuni aspetti del provvedimento. Penso alla toilettatura, è uno stato di necessità garantire l'igiene per chi ha animali in casa, quindi io penso che si possa riaprire. Oppure le questioni dei cercatori e dei raccoglitori di olive, di tartufi. Oppure anche le questioni che riguardano ad esempio la caccia. Cercherò quelle già da domani di poterle interpretare attraverso un'ordinanza. Insomma, noi oggi abbiamo dei dati, 1.117 contagiati rispetto a quando ne avevamo 2.700, una situazione sicuramente migliore, che ci consentono davvero di programmare per metà della prossima settimana il rientro in zona arancione. Però lo dovremo fare con atti che ne possano favorire questo ingresso e lo dovremo fare con il mantenimento nei comportamenti individuali della mascherina, del distanziamento, di quella cultura del contrasto, della reazione al coronavirus che passa molto dal comportamento degli uomini, perché sappiamo che poi il contagio del virus è un fatto che ignora le leggi, ma riguarda proprio il modo con cui le persone si rapportano fra di loro. Grazie.